E ora sei parliamo un attimo di uomini e donne, con quello che sta succedendo attorno a Matteo Ranieri e Sophie Codegoni. Ossia le ex troniste del programma Uomini e Donne che ha scelto proprio il genovese Matteo Ranieri. In teoria non si capisce nemmeno bene se sono stati una coppia. Dalle dichiarazioni che entrambi hanno rilasciato post-trono sembra che appena si siano visti. Poi ci sono state le dichiarazioni di Deianira Marzano che prima ha messo in dubbio lui e dopo ha messo in dubbio lei. Insomma, diciamocelo chiaramente, non una coppia che ha funzionato, questo è chiaro. Nella recente intervista che abbiamo letto inoltre Sophie Codegoni si è fidanzata con Fabrizio Corona, mentre Gemma Galgani ha candidato Matteo Ranieri a nuovo tronista. Una piccola precisazione, almeno io mi aspettavo questa settimana di vedere molte foto proprio di Fabrizio e Sophie Codegoni che mostrassero questa unione. Al momento non me ne sono giunte sinceramente. Se non questa foto che sinceramente non è che dica molto, se non che era presente a casa sua. Lo stesso Matteo Ranieri intervistato da Magazzine di Uomini e Donne. Uomini e Donne? Le parole di Matteo sulla relazione fra Sophie e Fabrizio Corona. A domanda di parlare di Sophie Codegoni ha tagliato molto corto, dicendo che gli episodi che l'hanno visto protagonista indirettamente gli hanno ricordato solamente la brutta chiusura della sua storia d'amore. Lo stesso ha raccontato di essere stato a Roma e per la precisione al Festival della Filosofia dove ha portato un regalo a Gemma Galgani. E che a settembre andrà a fare visita agli amici Davide Donadei e Chiara Rabi in Puglia. Sinceramente non so come prenderla questa dichiarazione di Matteo Ranieri. Sicuramente è stato molto signore perché insomma avrebbe potuto dire cose anche non gratificanti. Staremo a vedere come evolverà tutta questa situazione. Qualcosa mi dice che tutta questa situazione, ci riferiamo a Sophie probabile nuova fidanzata di Corona e lo stesso Matteo Ranieri probabile tronista a settembre, ci darà delle grosse soddisfazioni.